Abbiamo sentito alcune presentazioni, è stata analizzata il nostro territorio per segnalare alcune criticità, monitorare quelle che potevano essere eventuali emergenze da prendere in considerazione. È un lavoro abbastanza capillare fatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal Comando dei Carabinieri, dalla Protezione Civile, eccetera, per identificare eventuali criticità. Abbiamo in realtà delle criticità che sono note agli amministratori comunali e che sono tenute in maniera costante, monitorate. Nello specifico su Imperia si è verificato quello che era lo stato di manutenzione degli alvei, sui quali si sono fatti degli interventi abbastanza importanti e significativi. Certo, si è parlato di quello che sono le grosse difficoltà ad operare in questo settore per gli enti locali, alcune questioni sottoposte per esempio dalla locale capitaneria, che ha fatto anche la sua relazione tecnica sullo stato dell'arte alle foci dei torrenti. Per fare un esempio, identificava la barra fociva dell'Impero come una delle possibili criticità da tenere in debita considerazione. Noi in quella sede abbiamo fatto presente che con grande piacere potremo intervenire con grande utilità per l'ente e per la collettività sulla eliminazione della bara fociva, che comunque periodicamente si riforma ed è un fenomeno naturale, ma dovremmo essere anche un pochino agevolati dal punto di vista normativo per la rimozione di quel materiale, lo spargimento di quel materiale sulle spiagge, eccetera. La normativa è complessa, le procedure sono complesse, articolate. Allora abbiamo segnalato di fatto che in una situazione in cui i trasferimenti sono sempre meno, molto spesso non sono solo i trasferimenti ad hoc a mancare, ma sono anche trasferimenti in generale che vengono a mancare alle risorse degli enti comunali. La provincia di fatto cioè ha trasferito questa funzione alle regioni, la regione non può star dietro e non riesce a star dietro a tutto il territorio. Ha in questo caso dedicato 1 milione di euro alla sistemazione dei torrenti, siamo circa 250 comuni in tutta la regione, è un contributo che è oggettivamente insufficiente a dare risposta a tutti i comuni e soprattutto a tutte le aste che vanno dalla foce fino alle parti più interne. Si è chiesto quindi che si potesse intervenire per l'ennesima volta, se lo si sta chiedendo, sulla semplificazione delle procedure per smaltire il verde che viene sfalciato, abbattere sostanzialmente i costi, poter bruciare in sito dopo aver fatto la cippatura, la sminuzzatura di questo materiale, senza dovercelo ritrovare poi sulle coste con elevatissimi costi di smaltimento anche sulle spiagge, la possibilità di smaltire il materiale litoide, quindi il ciottolato che si forma alle bare focive, facendo ripascimento sulle spiagge con procedure più semplificate. La possibilità anche di intervenire, cioè di segnalare comunque genericamente allo Stato che eventuali mancati trasferimenti spesso finiscono poi per restringere in maniera iniqua i margini operativi di un ente che poi si trova come ultimo ente a gestire l'emergenza e che fa quello che oggettivamente può fare con risorse che sono limitatissime. Quindi, tempi, procedure, quattrini, a volte comportano la necessità di identificare delle priorità tra le priorità. Una cosa che mi sono permesso di dire in tutta serenità è che non occorre, anche per tranquillizzare i nostri concittadini, che non occorre, cioè non è neanche corretto fare di tutta l'erba un fascio, non è corretto prendere tutto ciò che cresce in alveo e dire c'è vegetazione in alveo, c'è vegetazione e vegetazione, c'è vegetazione che può comportare ostacolo al deflusso, vegetazione che invece si piega in condizioni di deflusso, di piena e non comporta particolari rischi, quindi vengono valutate di volta in volta sulle base delle reali situazioni che si trovano in alveo, quelle che possono essere le priorità da gestire con le pochissime, limitatissime risorse disponibili. Quindi benissimo identificare insieme e avere dei momenti di confronto, identificare insieme quindi quelle che possono essere criticità, ma lavoriamo tutti insieme con coloro che oggi sono al nostro fianco a farci delle segnalazioni.
per redigere dei piani di emergenza e di evacuazione che siano coerenti, che siano idonei alla gestione in situazioni emergenziali e per limitare i danni laddove non si riesce a portare a zero la probabilità che determinati eventi possano avvenire.